Fatta la scelta, ho trovato la strada per correre, sono state interessate ovviamente le istituzioni per sottoporre l'idea e in caso di condivisione, come c'è stata, abbiamo iniziato a lavorare assieme. E qui, adesso lo dico per piaggeria, devo veramente ringraziare la provincia della persona della Presidente Draghetti e del Vicepresidente Venturi, i quali hanno subito sposato quest'idea che ha solo scopo di arricchire opportunità il territorio della provincia di Bologna. Devo ringraziare anche il sindaco di Granarolo, la dottoressa Lambertini, che ha capito il volo, l'importanza di quest'opera, che sorgerà nel territorio comunale. Le istituzioni mi hanno dato la più ampia disponibilità di cercare di trasformare una bella idea in un qualcosa di più concreto, perseguendo l'interesse collettivo, economico e sociale dell'area metropolitana, con la consueta attenzione alla gestione responsabile del territorio, come vedrete. Il centro socio su 22 ettari, conservando le caratteristiche di polmone verde, rendendola fruibile alle persone per la quasi totalità delle ore giornaliere. Questo centro avrà 12 campi di calcio, ma non sarà soltanto un centro, sicuramente il calcio la farà il padrone, ma sarà un punto di ritrovo, di aggregazione per le persone che lo frequenteranno. Perché poi, come vedrete, abbiamo degli spazi di aggregazione, avremo piazze, avremo... Il progetto è stato ideato per far sì che quest'area si possa fare anche tante altre cose, oltretutto, praticare altri sport, ma anche ospitare manifestazioni culturali, teatrali e canore, un vero e proprio centro polivalente. Qual è il nostro obiettivo? Avere il calcio, ovviamente c'è la storia di calcio che la fa da padrone, però che attorno al calcio ruoti tutto quello che è una vitalità che serve per creare entusiasmo intorno a al calcio e alla città.